Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura torniamo ad occuparci del duplice omicidio di Ortona perché da questa mattina è in corso nell'ospedale di Chieti l'esame autoptico di Laura Pezzella, la 33enne uccisa perché amica di Letizia Primiterra, moglie di Francesco Marfisi, che è reo confesso per il duplice omicidio, uomo per il quale il GIP del Tribunale di Chieti, Luca De Ninis, ha convalidato sabato l'arresto ed emesso ordinanza di custodia cautelare in carcere. L'uomo attualmente si trova nel carcere di Lanciano. E allora andiamo in diretta telefonica con l'ospedale di Chieti, dove per noi c'è Paolo Renzetti. Paolo, buongiorno. Sì, grazie Alfredo. Buongiorno, buon pomeriggio dall'Istituto di Medicina Legale dell'ospedale clinicizzato di Chieti. Da 7 ore, dalle 7 di questa mattina, l'anatomopatologo Pietro Falco sta svolgendo l'autopsia sul corpo della povera 33enne Laura Pezzella, una autopsia lunga che non è ancora si è conclusa e che probabilmente proseguirà ancora per qualche minuto per chiarire le cause della morte della donna e soprattutto per capire qual è stata la coltellata fatale che ha ucciso la 33enne ortonese. Domani, a tal proposito, sempre qui all'Istituto di Medicina Legale di Chieti e sempre da parte dell'anatomopatologo Pietro Falco, ci sarà l'autopsia sulla moglie di Marfisi, Letizia Primiterra. Ci sono diversi parenti della donna questa mattina all'ospedale di Chieti, una tragedia questa che ha scosso l'opinione pubblica, soprattutto la città di Ortona, come si ricorderà giovedì scorso questa tragedia con l'uccisione di Letizia nell'androne del palazzo del quartiere San Giuseppe, dove era andata a vivere a casa di un'amica, e poi invece l'omicidio di Laura in contrada Tamarete, nella casa dove viveva la giovane. Una tragedia che ha scosso l'intera comunità ortonese, mentre ovviamente proseguono le indagini per chiarire anche attraverso l'autopsia di questa mattina e della giornata di domani quali sono stati i colpi che hanno ucciso la 33enne e la moglie di Marfisi, ricordiamo difeso dall'avvocato del foro di Lanciano Rocco Giancristofaro. E dunque si attende ancora per conoscere meglio le cause della morte di questa 33enne, una vicenda tragica che ha sconvolto due famiglie e soprattutto ha sconvolto anche dei giovani, i tre figli maggiorenni della coppia Marfisi Primiterra e i due figli piccoli, i due bambini di Laura Pezzella. Solo nei prossimi giorni, a conclusione delle autopsie, la magistratura, ovviamente il PM Ciani con il GIP Luca De Ninis, restituiranno le salme alle famiglie per l'effettuazione dei funerali. Alfredo, se non ci sono domande, dall'ospedale clinicizzato di Chieti è tutto, io ti restituisco la linea. Sì Paolo, una cosa sola, tu hai seguito anche l'interrogatorio di garanzia che si è svolto nel Tribunale di Chieti, abbiamo visto mentre tu parlavi scorrere le immagini, c'è una novità rispetto a quello che aveva detto l'avvocato all'uscita dalla udienza con il GIP De Ninis, cioè che Marfisi, oltre per duplice omicidio premeditato, è anche accusato di lesioni nei confronti della figlia, lesioni aggravate, ma anche di tentato omicidio nei confronti di una terza persona, che è la donna che ospitava Letizia Primiterra all'interno della sua abitazione. Sì, è vero, infatti sono queste le accuse formulate dal PM. Tra l'altro dicevi bene che sabato scorso c'era stato l'interrogatorio presso il Tribunale di Chieti da parte del PM Giancarlo Ciani, che coordina l'inchiesta, e del GIP Luca De Ninis. In quella occasione l'impiegato 50enne di Ortona si era avvalso della facoltà di non rispondere. Tra l'altro ricordiamo anche che Marfisi è rinchiuso attualmente in isolamento nel carcere di Lanciano, accuse pesanti
per l'impiegato ortonese. Vedremo quale sarà l'evolversi dell'inchiesta, anche se i fatti sembrano abbastanza chiari. Ricordiamo che Marfisi, tra l'altro, aveva almeno parzialmente ammesso già le sue responsabilità giovedì notte nel corso del primo interrogatorio operato dai carabinieri della compagnia di Chieti. È tutto per il momento qui dall'ospedale del capoluogo teatino, a te la linea. Sì, grazie, grazie a Paolo Renzetti per questo intervento telefonico. Resta da chiarire, a conclusione del discorso che abbiamo fatto poc'anzi, la vicenda della possibile istigazione di questo omicidio con una provocazione, almeno stando alle parole di Marfisi, che gli è stata rivolta dalle due donne, che avrebbe scatenato così l'ira e l'istinto omicida dell'uomo. È chiaro che bisognerà approfondire nel corso delle indagini condotte dalla Procura di Chieti. E noi adesso non voltiamo pagina, restiamo sempre alla cronaca, ma cambiamo notizie. Allontanato dalla propria casa in cui abitava poiché maltrattava e vessava da anni i propri familiari, i carabinieri del comando stazione di Martinsicuro, nell'ambito dei controlli del territorio, infatti, hanno rintracciato e notificato ad un 47enne del posto l'ordinanza di applicazione della misura cautelare personale dell'allontanamento dalla casa familiare, nonché del divieto di avvicinamento all'abitazione e ai luoghi abitualmente frequentati dalle parti offese. Il provvedimento è stato emesso dal GIP del Tribunale di Teramo Domenico Canosa su richiesta del PM Medori, che ha concordato con le risultanze investigative dei carabinieri. L'uomo, che vive a casa con il padre e la sorella, è ritenuto responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia, in quanto ha per anni maltrattato l'anziano padre 85enne e la sorella 50enne, la nipote 20enne, compiendo nei loro confronti ripetute vessazioni. Ed ora invece voltiamo pagina, un iter lungo 20 anni, quello dell'istituzione del Parco della Costa Teatina. Ad oggi l'iter è fermo e le associazioni ambientaliste così scrivono al Presidente del Consiglio dei Ministri Paolo Gentiloni per chiedere e sollecitarne una volta per tutte l'istituzione ed evitare dunque un rischio, a dire delle associazioni ambientaliste, cementificazione. Sentiamo di più nel servizio di Francesca Romana Testi. Una missiva diretta al Presidente del Consiglio dei Ministri Paolo Gentiloni. Ad inviarla 6 associazioni ambientaliste che chiedono di sollecitare nuovamente la conclusione dell'iter istitutivo del Parco Nazionale della Costa Teatina. Una storia lunga 20 anni, l'avvio nel 1997, che oggi, dopo l'annunciata perimetrazione, rischia, nonostante tutto, di essere inficiata dalla lentezza burocratica. Il timore è quello della cementificazione dell'area. Ma la cosa più grave è che nel 2015, quando di fronte all'incapacità del Ministero dell'Ambiente e delle strutture locali di determinare il confine del parco, la Presidenza del Consiglio dei Ministri nominò un commissario. Il commissario in pochi mesi fece una perimetrazione e l'ha inviata 2 anni fa ormai alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che doveva semplicemente prendere questa perimetrazione, elaborarla, cosa che è stata già fatta tra l'altro, e mandarla alla Presidenza della Repubblica per la firma per far nascere definitivamente il Parco Nazionale. In 2 anni non è stato mai fatto. Abbiamo per questo il venerdì scorso scritto a Gentiloni, noi WWF Italia Nostra, Lega Ambiente, Mare Vivo, FAI e Pronatura, abbiamo scritto al Presidente Gentiloni dicendogli: caro Presidente, è ora di rispettare la legge, semplicemente questo. Tanti ritardi che mettono in discussione anche la tutela del territorio, allora le associazioni scendono in campo per ricordare quello che si potrebbe perdere per il territorio. Dobbiamo in questo momento in particolare difendere e proporre come elemento di nuova economia, un'economia verde che rifiuta, nonostante le tentazioni con la grande crisi, di tornare a modelli precedenti, modelli industrialisti di saccheggio del territorio. Noi dobbiamo imporci per una nuova economia verde che vede sì anche il turismo, ma soprattutto il turismo culturale e ambientalista. Ed ora invece ci occupiamo di sanità sull'ospedale e sul project financing per quanto riguarda il nosocomio di Chieti prodotto dalla Maltaur, e sulla diffida della regione alla ASL di Chieti. Scende in campo il capogruppo in consiglio regionale per il partito di Forza Italia, Mauro Febbo, nonché presidente della commissione di vigilanza, che critica il governatore Luciano D'Alfonso per i passi fatti
dall'ente regione. Sentiamolo. Febo, si parla dell'ospedale Maltauro, della diffida della regione alla ASL. Lei oggi scende in campo e si rivolge proprio alla ASL Teatina. Ah sì, perché dopo oltre 1000 giorni, abbiamo perso oltre 3 anni nel rincorrere un capriccio, una telenovela d'alfonsiana per un qualcosa che non si può fare, non hai piedi per camminare, non ci sono le risorse economiche, ci sono tutta una serie di problematicità, e peraltro il Presidente cambia ogni volta posizione. Aveva chiesto la epurazione dell'ingegnere Manci, cioè il RUP, addirittura il RUP del procedimento, poi aveva detto che avrebbe avvocato a sé la procedura, cosa che non può fare, e adesso invece fa la diffida alla ALS a eseguire diciamo, i suoi ordini. Credo che veramente siamo ormai in un regime peggio di quello di Erdogan, che non è tollerabile, soprattutto non è tollerabile per la sanità abruzzese, per la sanità teatina. Qui si corre il rischio che fra poco chiuderanno i reparti, verranno trasferiti feriti, e con essa purtroppo anche la università. Questo è il vero obiettivo che ha in mente il Presidente D'Alfonso, che ancora riesce a capire che non è più il sindaco di Pescara, ma il Presidente della Regione Abruzzo, e soprattutto tutto ciò sempre a danno della città di Chieti. Voi siete decisi ad andare avanti? Assolutamente sì, lo abbiamo detto, Forza Italia a livello comunale, provinciale, regionale e nazionale ha una posizione chiara, e sarà una posizione che manterrà fino alla fine, peraltro anche ricorrendo alla carta bollata. Proseguiamo con la politica. Le sorti del comune di Teramo sono in mano ai 3-3, i tre consiglieri di centrodestra fuoriusciti dalla maggioranza in disaccordo con la decisione del sindaco Brucchi di allargare la giunta a 9 assessori. Dopo l'ultimo consiglio comunale di Teramo, caduto per mancanza del numero legale, Brucchi avverte: se ci sono le condizioni si prosegue, altrimenti tutti a casa. Sentiamo il servizio di Tania Bonici Castelli. Sarà un giorno importante per il futuro di Teramo. In quel giorno si capirà se il sindaco Brucchi può contare ancora su una maggioranza stabile per andare avanti, o se invece salterà il banco e tutti a casa. La fatidica data è quella di giovedì 20 aprile per un consiglio comunale che di fatto non ha più i numeri dopo l'abbandono di 3 consiglieri di centrodestra in aperto dissenso per l'allargamento della giunta a 9 assessori. I 3-3, come si sono definiti fuoriusciti, Falasca, Sbraccia e Caccioni, dopo aver contestato duramente le decisioni sul nuovo esecutivo voluto dal sindaco e dai leader dei gruppi consigliari Gatti, Tancredi e Di Sabatino, avrebbero però assicurato la loro presenza e il loro voto nel prossimo consiglio a favore del progetto della Casa dello Studente, e poi sarebbero usciti dall'aula. In attesa di assistere a questa performance politica dei 3-3, chi sembra particolarmente sfibrato è Maurizio Brucchi. In questi mesi il sindaco avrebbe cercato di mediare per ritrovare un equilibrio in consiglio che gli consentisse di continuare ad amministrare il capoluogo, procedendo anche all'aumento degli assessori, nonostante fosse un provvedimento inviso dall'intera cittadinanza. Il primo cittadino ora avverte tutti, alleati e minoranza: se ci sono le condizioni si prosegue, altrimenti si torna a casa ed ognuno si assumerà le proprie responsabilità. Cosa sarà del comune di Teramo lo si saprà solo nei prossimi giorni. Certo è che le elezioni politiche si avvicinano e Brucchi già si vede candidato e parlamentare di Forza Italia. Altro comune in bilico, quello di Montesilvano, dove si rischia il commissariamento. Il sindaco Francesco Maragno infatti potrebbe non avere i numeri per l'approvazione del bilancio all'ordine del giorno del Consiglio Comunale in programma domani. L'ago della bilancia potrebbe essere il gruppo civico guidato da Anthony Aliano. Amministrazione Maragno in bilico per 2 voti. A Montesilvano domani sarà la giornata dedicata all'approvazione del bilancio. Una previsione impossibile se si pensa che ad oggi sarebbero 13 voti a sfavore e solo 10 quelli a sostegno del sindaco. A detenere la fetta più grande è il gruppo hashtag Montesilvano 2019, che ha intanto stilato diversi punti fondanti il proprio consenso. Un ago della bilancia, quello del gruppo di Anthony Aliano, che potrebbe valere il commissariamento della città e il successivo ritorno alle urne per i cittadini. Una partita aperta. Messa in questa maniera sembrerebbe più una sorta di ricatto, cosa che assolutamente non è, perché noi da diverso tempo stiamo proponendo all'amministrazione una serie di punti a nostro avviso necessari per il rilancio economico, sociale, sportivo e turistico soprattutto della città.
e abbiamo presentato nelle sedi opportune e sicuramente domani completeremo l'opera con un corposo numero di emendamenti per arrivare a questo fine. E a nostro avviso è la sede più importante, ovviamente, è la sede necessaria per far valere le nostre ragioni e fare in modo che Montesilvano possa ripartire, perché questi ultimi periodi sono stati caratterizzati da un immobilismo abbastanza inadeguato per una città di quasi 60.000 abitanti. Quello che sarà necessario per il bene della città sarà, diciamo, la nostra spinta per procedere in questo senso, quindi non ci precludiamo nessuna decisione in questo senso, però vogliamo valutare appunto la bontà degli emendamenti proposti, del bilancio che ne verrà fuori, e di lì decideremo. Venerdì 28 aprile si voterà per rinnovare le cariche sociali dell'Automobile Club di Teramo. Il presidente uscente Vincenzo Di Gianluca fa un bilancio dei risultati raggiunti in questi anni dall'ACI Teramano, considerato un'eccellenza in tutta la regione. Sentiamo. Si rinnovano le cariche sociali all'Automobile Club di Teramo ed è tempo di bilanci. Il presidente uscente Vincenzo Di Gianluca sottolinea come l'ACI Teramano sia diventato in questi ultimi anni il più grande d'Abruzzo per numero di soci e per servizi offerti attraverso le delegazioni territoriali, un'eccellenza riconosciuta in ambito regionale. 8 anni di presidenza all'ACI, quali sono stati i risultati più importanti raggiunti? Ma innanzitutto voglio sottolineare che noi abbiamo continuato quella che è stata la gestione del professor Sorgi, che si è sempre contraddistinta per economicità e trasparenza nella gestione, ottenendo grandissimi risultati. Noi siamo uno dei pochi automobili club in Italia che è riuscito ad acquistare la propria sede. Per quanto poi riguarda la gestione vera e propria, abbiamo 7 stazioni di servizio che danno lavoro ad altrettante imprese a conduzione familiare. La gestione sono 15 anni che è positiva. Il primario compito dell'ente è quello di offrire servizi ai soci e noi questi lo facciamo tramite le delegazioni e abbiamo il maggior numero di delegazioni in Abruzzo. Poi altro compito primario è quella dell'educazione stradale, sicurezza stradale, e per questo noi ogni anno andiamo nelle scuole con corsi teorici e pratici e alla fine premiamo gli studenti più meritevoli. E poi abbiamo anche come obiettivo quello di incrementare le manifestazioni sportive. Il 28 aprile si voterà per il nuovo presidente, c'è una lista concorrente. Che programma ha questa lista? Ma il programma io non lo conosco perché non è stato reso noto, non so nemmeno quali sono le critiche che muovono all'Automobile Club di Teramo. Voglio ripeterlo, noi costituiamo un'eccellenza non solo in Abruzzo, perché siamo il più grande Automobile Club d'Abruzzo sia in termini di soci che in termini di portafoglio SAR, ma siamo un'eccellenza a livello nazionale. Tra i risultati più rilevanti che l'Automobile Club di Teramo può vantare è quello di aver raddoppiato gli sforzi per l'educazione stradale nelle scuole della provincia di Teramo, contribuendo a far scendere il tasso di mortalità e di incidenti sulle strade. Per il nuovo esecutivo dell'ACI di Teramo si voterà il prossimo venerdì 28 aprile. Oltre 300 le persone che hanno partecipato nel giorno di Pasquetta alle visite guidate alla Torre del Cerrano organizzate dall'area marina protetta in collaborazione con le guide del Cerrano. Un risultato insperato se si pensa alle vicissitudini subite dalla nostra regione negli ultimi mesi e le difficoltà che tuttora sono presenti sul territorio. Un'affluenza ottima che incoraggia noi, spiega il presidente della MP Leone Cantarini, ma soprattutto tutti quelli che fanno turismo e che fanno del turismo la propria professione. La preoccupazione era tanta, dice sempre Cantarelli, considerato che quello di Pasqua era un test importante per tutto il settore. In effetti le 300 persone che hanno visitato la torre rappresentano un record per l'intero territorio. Nel corso del fine settimana pasquale, inoltre, l'AMP non ha fermato le proprie attività di tutela, considerato che sono state organizzate delle giornate informative in collaborazione con le associazioni Guide del Cerrano, PROS e Guardie Ambientali Italiane. Inoltre, grazie alla collaborazione con l'amministrazione comunale di Pineto, sono stati effettuati controlli in Pineta e in spiaggia per informare le persone circa le criticità e le sensibilità dell'area marina e le regole vigenti.
Ed ora passiamo allo sport, iniziamo dalla Serie A e dal Pescara. Iniziata ieri la missione in Cina per il presidente Daniele Sebastiani, volato nella provincia del Fujian con il presidente della Camera di Commercio di Pescara Daniele Becci, il futuro club manager Simone Pepe e l'amministratore della Proger Umberto Sgambati. Intanto riprenderanno domani gli allenamenti del Pescara in vista del posticipo di lunedì sera contro la Roma. I biancazzurri sono sostanzialmente in attesa del verdetto per la retrocessione diretta. Ascoltiamo il centrocampista Gaston Brugman, impiegato nelle ultime tre gare da falso 9 dall'allenatore Zeman. Gaston Brugman è diventato dall'oggetto misterioso del Pescara fino a qualche settimana fa, quando non avevi mai giocato, all'attaccante titolare in questa squadra nonostante le disponibilità di Bejbek e Cherry. Cosa è cambiato per te? No, per me c'era niente. Io da quando è arrivato il mister Zeman, come ho sempre fatto quest'anno, ho lavorato in settimana e se giocavo bene, se non giocavo comunque, e davo il 100%. Hanno detto che sempre che il lavoro paga, quindi adesso mi sta pagando, diciamo, di falso 9. Speriamo di fare qualcosa di importante con questa squadra, perché da tanto che gioco col Pescara ci tengo tanto. Diciamo che non so se mi piace, è difficile cambiare, diciamo che sono due cose diverse, mi devo ambientare, non me l'aspettavo, però comunque correndo si può fare tanto. Erano state delle prove più che discrete ad Empoli, ma soprattutto con il Milan. Cosa è cambiato in queste ultime settimane per il Pescara, con una situazione di classifica che era e resta compromessa? Cosa è cambiato? Cambiato l'allenatore, è cambiato che gioca un calcio diverso a quello che avevamo prima. Ci dobbiamo adattare ancora, so che ancora non siamo la squadra che vuole il mister, però manca poche partite, ma dobbiamo ancora crescere su questo aspetto. Fosse arrivato prima questo allenatore, facile dirlo ora col senno di poi, le cose potevano essere oggi diverse per il Pescara in classifica? Non si può sapere questo, che ti posso dire, se arrivava prima, se arrivava dopo non ti so dire, perché è cambiato nel momento che è cambiato e siamo ancora qua. Non ti posso dire se cambiava era meglio, se cambiava prima era peggio, non si sa. In Lega Pro sarà Lorenzo Bertani della sezione di Pisa a dirigere l'incontro dell'Elvia Recina di Macerata tra Maceratese e Teramo, in programma domenica prossima alle 14:30. Dopo il pari interno con il Forlì si fa in salita la strada dei biancorossi verso la salvezza diretta. Ascoltiamo il capitano Ivan Speranza. La partita è stata fatta, secondo me. Quello con la Reggiana, magari siamo stati un po' sottotono rispetto alle precedenti, però magari il pareggio poteva andarci bene, solo questo penso. Dopo aver fatto un paio di risultati utili consecutivi, due vittorie, giustamente avevamo queste due partite in casa e volevamo sfruttarle meglio. Purtroppo non ci siamo riuscite, per un verso o per un altro non ci siamo riuscite, quindi ormai è già passato. Dobbiamo pensare a domenica prossima già e dobbiamo andare avanti, come diceva Mirko, mettere sempre con il lavoro e cercare di vincere, perché dobbiamo pensare a noi e dobbiamo fare il risultato. Ora lo dobbiamo fare anche fuori casa, ma lo sapevamo già, quindi purtroppo il nostro dispiacere è quello di aver preso poco in queste due partite qui in casa. Noi dobbiamo fare il nostro cammino, dobbiamo fare i punti noi prima di tutto e poi guardare il resto dopo. Però, ripeto, dobbiamo cercare di lavorare come stiamo facendo, perché anche oggi secondo me la partita l'abbiamo fatta, abbiamo creato qualche occasione, purtroppo ci è mancato il guizzo finale per far gol, abbiamo subito poco, quindi il peccato è solo quello. Siamo ancora morti, quindi ci siamo vivi e dobbiamo mettercela tutta per cercare ancora di poterci tirare fuori da questa situazione. Mancano tre partite. La nostra mentalità è quella di vincere tutte e tre, giustamente per uscire fuori.
come stiamo facendo ultimamente, ripeto. Poi il calcio si sa com'è, si può vincere e si può perdere, però la mentalità deve essere questa che stiamo mettendo queste partite. Per noi sono tutte finali e dobbiamo prenderle così, come hai detto te, come andare a affrontare il Venezia. Andiamo lì con la testa giusta e cercare di portare il risultato a casa. Mi è piaciuto per non aver sfruttato queste due partite casalinghe, perché come eravamo arrivati in queste due partite eravamo arrivati bene, quindi magari fare punti in casa potevamo già stare in una situazione migliore, come si erano messe poi le partite domenica scorsa. Però, ripeto, siamo ancora vivi, mancano 3 partite, tutto può succedere ancora. Quindi noi non dobbiamo mollare niente, continuare a lavorare, crederci e lottare fino alla fine. Adesso invece ci occupiamo del calcio dilettantistico. Dopo la vittoria del girone A di promozione con diverse giornate di anticipo, il Real Giulianova si è aggiudicato la Coppa Italia di categoria battendo lo Spoltore ai calci di rigore. Vediamo. Sempre assieme, ma quanto si è sofferto oggi per questo trofeo? Forse ancora più bello, no? Sì, io veramente ero 25 anni, 26 anni che non tornavo più in banchina così. Oggi veramente, vabbè, il risultato di un lavoro fatto bene, è il secondo successo. Adesso c'è la Coppa Mancini, che giocheremo anche quella veramente con tutte le nostre forze, con l'obiettivo di vincere anche quella. La soddisfazione davvero più grande è di aver costruito, oltre a una società che sta dando riscontro, e questa è la dimostrazione di questa gente, un gruppo di ragazzi straordinario. Io dico sinceramente, sono rimasto colpito dall'attaccamento, dallo spirito con il quale hanno affrontato questa gara. Oggi credo che abbiamo dimostrato di essere una grandissima squadra, al di là di come è venuto poi il risultato. Dicevo ieri, spesso ultimamente ci sto azzeccando, comunque qualcuno forse comincerà a pensare che ci capisco di calcio, però ieri ve l'ho detto, queste partite si vincono pure all'ultimo calcio di rigore. Giustamente mi diceva il presidente, meglio vincerle prima perché è stata una gara ad alta tensione, però le partite così, quelle sudate, e poi ce la siamo meritata, perché io credo che la partita l'avete vista tutti. Non commento più perché preferisco non commentare e gioire per la vittoria. Questo pubblico, questa gente che è corsa da lei, con lei a festeggiare, fantastici, no? Sì, è il motivo per cui ho scelto Giulianova, per cui sono venuto qui, e poi adesso stiamo qui con Mimmo, con tutta la società. I tifosi del Giulianova sono una cosa eccezionale, quindi ti danno delle emozioni uniche. Sono venuti in massa per una finale di Coppa Italia di promozione, questo la dice tutta. Non so quello che potrà succedere negli anni a seguire, quando faremo categorie più importanti di questa. E questa è la nostra benzina, è la sinergia che ha funzionato fin dall'inizio alla perfezione, e quella per cui noi faremo sempre meglio per loro, per renderli felici, per regalargli giornate come questa di una sana competizione sportiva in cui Giulianova lotterà sempre per vincere. Prima di salutarci, un messaggio di servizio, un'informazione di servizio. L'emittente TV6 informa che intende diffondere messaggi politici autogestiti gratuiti, cosiddetti MAG, per i due referendum popolari aventi ad oggetto l'abrogazione di una parte dell'articolo 29,2 del decreto legislativo 10 settembre 2003 numero 276, recante attuazione delle deleghe in materia di occupazione
mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003 numero 30 e l'abrogazione degli articoli 48 e 49 come modificato al suo terzo comma del decreto legislativo 185 del 2016 e 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015 numero 81 recante disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni a norma dell'articolo 1,7 della legge del 10 dicembre 2014 numero 183 che regola i cosiddetti voucher indette referendum indetti per il giorno 28 maggio 2017. Nella propria sede di Silvi in via stradale strada statale Nord 26 è depositato un documento consultabile da chiunque ne abbia interesse concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto. La persona da contattare è Quintino Pallante. E noi ci fermiamo qui con la prima edizione del TG6, il prossimo appuntamento è alle ore 19. Grazie per averci seguito, vi auguro una buona giornata.